ringraziamo per esservi sintonizzati con noi per seguire insieme le fasi iniziali di questa insigne competizione. L'entusiasmo è alle stelle. I mister hanno preparato le loro formazioni nel minimo dettaglio. I giocatori sono motivatissimi e vogliono dimostrare il loro valore. I cameraman hanno messo a punto la loro attrezzatura per mostrarci ogni singolo centimetro di campo. Anche noi siamo compiaciuti di poter entrare nel vivo di questo torneo, che è riservato alle grandi squadre europee. Questo è lo stadio della capitale, la dimora perfetta per un club importante come la Roma. Tutto è ormai pronto per l'inizio di una nuova edizione di questo torneo continentale. Senza dubbio una data che in molti avevano segnato sul calendario calcistico di quest'anno. È uno degli appuntamenti preferiti dagli appassionati, dove si incontrano anche formazioni meno conosciute, che provengono da ogni angolo d'Europa. Ma non è questo il momento di analizzarne una per una. Adesso saranno queste due squadre a parlare in campo. Tutto pronto, la sfida può avere inizio. Hai già idea di chi si metterà in luce oggi, Luca? Smalling. Ha lavorato sodo per diventare il punto di riferimento in difesa della sua squadra e della nazionale. È un difensore veloce nonostante la stazza, fondamentale per contenere gli inserimenti degli avversari. Buon giocatore, non c'è dubbio. Karsdorp. Pinazzola, Mkhitaryan. Mostrano un buon controllo del gioco. Tyson. Scodella in avanti. Mancini si è fatto trovare pronto. Mkhitaryan. Spinazzola. Cristante. Poteva finire in modo davvero diverso, l'hanno scampata bella. Krivtsov è stato provvidenziale, ha fatto l'unica cosa possibile e l'ha fatta bene. I compagni devono ringraziarlo. Karsdorp. Spazza il più lontano possibile. Il guardaline alza la bandierina, sarà rimessa con le mani. Tyson. Vediamo se può capitalizzare. Spinazzola di forza. Prova con la palla lunga. Tocco morbido. Spinazzola riconquista la palla. Pellegrini la gioca sulla destra. Karsdorp ha tentato in tutti i modi di raggiungere il pallone ma non è riuscito ad approfittare dell'occasione. Cristante si fa trovare sulla traiettoria e sventa un'azione rischiosa. Opportunità di ripartire. Ottima pressione la sua. Palla recuperata. Prova la verticalizzazione. Smalling con il fallo. Poteva essere un'azione importante, difesa però ben posizionata. Ottimo intervento, ha visto il pericolo ed è riuscito ad anticipare l'avversario. La palla non è passata, poteva essere un'ottima occasione. Al centro c'è sempre meno spazio, bisogna essere precisi e veloci nel passaggio.
fa avanzare l'azione con il lancio lungo. Ha tentato l'azione personale, conoscendolo sono sicuro che cercherà un'occasione per rifarsi, magari ci riproverà ancora. Conclusione! È decisamente fuori bersaglio la sua conclusione. L'efficienza nel contrattacco è una delle migliori opzioni a loro disposizione. Devono essere più cinici. Prova a velocizzare il gioco con la verticalizzazione. C'è tiro! E c'è il gol dello Shakhtar Donetsk. Prima rete per lo Shakhtar Donetsk. Da lì e senza difensori a impensierirlo sarebbe stato veramente più difficile sbagliare. Si è inserito molto bene nello spazio e ha concluso con freddezza. E il risultato si sblocca, 1-0. Ora hanno in mano la partita, ma non possono permettersi cali di concentrazione. La mette in avanti. Palla intercettata, ottimo il suo senso della posizione. Palla giocata in verticale. Palla lunga a cercare il compagno in avanti. Tyson. Prova a lanciare il compagno. Occasione per il contropiede. Arriva nella tre quarti avversaria. Ottimo dribbling. Ecco il cross. E va a colpire di testa. Che parata! Certo, non un intervento di routine. Direi che il portiere è stato impeccabile. Difficile fare meglio di così. Krivtsov. C'è la palla lunga in avanti. Pallone intercettato tempestivamente. L'azione poteva diventare davvero pericolosa. Karsdor prova l'affondo sulla destra. Gioca con un pallone lungo. Libera al momento giusto. La Roma al calcio di punizione. Qui l'alternativa era lasciarlo passare e fare quello che voleva. Hanno dovuto prendere una decisione rapida e ora subiscono le conseguenze. E devono sfruttare assolutamente questa occasione, perché il primo tempo sta per finire. Hanno un'opportunità da non farsi sfuggire. Se riescono a pareggiare su questo calcio piazzato assisteremo sicuramente. Mkhitaryan! Che gol spettacolare! Che meraviglia! Che gol pazzesco! Un gol alla fine del primo tempo è l'ideale per andare sereni negli spogliatoi. Una traiettoria strepitosa. Che giocata! Gli hanno regalato una chance e l'ha sfruttata al meglio. Si ricomincia da una situazione di parità. È incredibile, il pareggio è arrivato mentre ancora stavano festeggiando il gol. Lungo passaggio in avanti. Pericolo! Ci mette il fisico e conquista il pallone. È stato un bel primo tempo. Il risultato potrebbe far pensare a un incontro noioso, ma niente affatto. La gara è stata vincente nonostante il risultato non certo poco abituale di 1-1. È tutta una questione di spirito di gruppo e di volontà di non mollare. È questo l'atteggiamento che i tifosi apprezzano di più. Dopo 45 minuti che ci hanno regalato una rete per squadra, l'arbitro manda tutti a prendere un tè caldo. Il risultato è ancora appeso a un filo. L'arbitro ha già fischiato l'inizio di questa seconda parte. La Roma ha fatto la partita, ha avuto più occasioni, sta affrontando la gara nel modo giusto. Certo, se la situazione di parità non si sblocca potrebbe anche iniziare ad innervosirsi e a perdere la concentrazione. Deve continuare a spingere e portarsi subito in vantaggio. Il portiere la spedisce su. Palla Mkhitaryan. Riceve in ottima posizione. Ottima pressione la sua. Palla recuperata.
possibilità, occasione, la toglie dalla porta. Grande salvataggio da parte dell'estremo difensore. Non ha sbagliato nulla, ma l'estremo difensore ha mantenuto la calma e ha reagito. Cerca la fondo, palla al piede, gioca una palla lunga, prova con la palla filtrante, si libera la grande, occhio alla conclusione. Beh, questa idea del cucchiaio non granché, eh. Ha comunque impensierito il portiere. Spinazzola. Mkhitaryan. Pallone sopra la traversa, bastavano pochi centimetri. Un tiro tecnicamente ben eseguito. È stato solo sfortunato a non trovare la porta. Kriptsov. Lungo pallone in avanti. Lungo in verticale, palla in avanti verso il compagno, ecco un'occasione di contropiede. Spinazzola se la cava, la difesa allontana la palla. Tyson, la situazione si era davvero complicata, sono riusciti a metterci una pezza. Un intervento fondamentale. Erano in inferiorità numerica, doveva rischiare il tutto per tutto, ma ce l'ha fatta. Ottimo disimpegno, fondamentale. Ottimo il fraseggio. E trova bene il compagno. Ben fatto, è intervenuto quando c'era bisogno di lui. Spinazzola. Cerca l'uomo là davanti. Vediamo se il lancio arriva a destinazione. Borja Mayoral. Cerca il passaggio filtrante. Può concludere. Traversa, ha colpito la traversa. E hanno sfiorato il gol. Palla sulla traversa. Ha sbagliato di nulla. Chissà che rabbia. Ultimi controlli a bordo campo, passaggio di consegne tra chi sale in cattedra e chi va sotto la doccia. Proveranno a sfruttare la velocità del nuovo entrato per mettere in apprensione gli avversari. Tyson cerca spazio. Provano a ripartire da dietro. Esce e spinge. La gioca in profondità. Grande intensità anche in questi minuti. Non è detto che finirà così. L'atteggiamento offensivo, la ricerca del risultato c'è. Ora devono avere solo fortuna. Spinazzola. Borja Mayoral. Prova il tiro! Buona la conclusione. Bel tiro, tenuto basso, cosa che mette quasi sempre in difficoltà il portiere. Riceve la palla. Il direttore di gara ha fischiato il fallo. Non sono molto convinto che ci sia stato un vero contatto tra i due. Ma l'impressione è che si sia un po' tuffato. Direi che è simulazione. Hanno offerto la migliore delle opportunità di segnare ai propri avversari.
e c'è il gol dello Shakhtar Donetsk. Non ha sbagliato. Il rigore calciato centrale spesso inganna il portiere, non se lo aspetta quasi mai. Conducono con una rete in più degli avversari. L'arbitro ha preso una decisione davvero coraggiosa assegnando il rigore in questa fase della gara. La squadra comunque ha saputo approfittarne. A questo punto del match non possono restare nella loro metà campo, devono proporsi in avanti, pur senza sbilanciarsi troppo. Mancini. Difesa molto distratta in questa occasione, non possono permettersi di perdere la concentrazione così. Ha la possibilità di andare verso la porta. Mkhitaryan! Il pallone dentro! Hanno trovato il pareggio quando tutto sembrava perduto. La Roma ha effettuato un grande contropiede, sono stati rapidissimi nel trasformare una palla recuperata in un gol. Sono due i gol per lui in questo torneo. Hanno trovato la parità proprio nei minuti finali. Beh, direi che adesso è il recupero del recupero. Bell'anticipo, pericolo sventato. Pellegrini. Finisce così, non c'è più tempo. C'è un po' di delusione per la verità, volevano assolutamente i tre punti. È arrivato appena un pareggio. Vedremo quello che succederà nella prossima gara. Eccoci qua, Luca. Allora, qual è la tua opinione su...